Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento di alcuni termini ebraici della scrittura, in particolare riferimento al Vangelo di domani, domenica della Pentecoste. Ecco, mi soffermerò sul versetto 22 del capitolo 20 di Giovanni. Soffiò su di loro e disse: ricevete Spirito Santo. Dunque Gesù ai suoi discepoli offre il dono dello Spirito Santo e per ricrearli a nuova vita. Infatti il termine alitos di loro, che in ebraico richiama lo stesso verbo che insufflò Dio in Adamo quando lo creò. Il verbo in ebraico infatti è napach. Se prendiamo la lettera centrale, la lettera P, indica la bocca. Il soffio proviene proprio dalla bocca, questo soffio che ci conduce, nach, ci conduce dove vuole lui, dove vuole lo spirito. Oppure possiamo anche, ecco, vedere nella nun il seme nun del soffio, pe, del verbo, che si è integrato chet, attraverso la prova cresce fino alla sua maturità. Quel soffio portato da Dio, il soffio dello Spirito, dunque ci conduce nel mondo divino se assecondiamo la sua volontà, così da divenire figli nel Figlio. Gesù soffia per ricreare l'uomo nuovo, assimilato a Dio per mezzo di lui, appunto. Ancora, il verbo ricevete in ebraico è kach, prendete, e cioè acquisite Spirito Santo, non solo fare spazio allo Spirito, ma attingere ogni giorno acqua viva dallo Spirito Santo, uno Spirito che viene dato non soltanto in abbondanza, ma ogni giorno si attinge quella goccia di acqua viva che serve per crescere nell'amore. Così ogni giorno noi riceviamo sempre più Spirito Santo e ogni giorno siamo sempre più immersi in questo amore del Figlio verso di noi, che è lo stesso amore del Padre. Vediamo le lettere di Kach, di prendere, appunto, che sono la lettera Kof e la lettera Chet. La Kof, ricordiamo, è il cordone ombelicale che ci unisce alla fonte primaria, appunto, che è Dio. E la Chet è appunto il momento dello steccato, della prova, che serve per integrare appunto quelle che sono le energie di vita e quindi assimilare in noi lo Spirito Santo che ci fa simile a Dio. Noi prendiamo lo Spirito Santo per essere assimilati a Dio. E quindi l'ultima parola è la parola Ruach, appunto spirito. Prendiamo la Resh, ecco la Vav e la Chet, Ruach. Abbiamo appunto lo spirito che è la Vav al centro, che è il giusto equilibrio fra la Resh, la testa, e la Chet, la barriera, ostacolo, l'intelligenza dunque che si apre agli eventi prove affinché superandoli ci fanno entrare in questo respiro divino. Lo spirito dunque è il principio Resh della vita dell'uomo, della prova, Chet, che dovrà superare per entrare nella vita divina. Questo è qual è la prova importante? È quella di superare il male. Infatti, poi Gesù stesso dirà: lo Spirito Santo che ricevete per la remissione dei peccati, perché affinché perdoniate i peccati. Prima di essere capacità di perdono nei confronti degli altri, lo Spirito Santo insegna al credente a riconoscere il male che abita in noi, in lui, e a vincerlo con il bene e quindi con l'amore. Del resto, come potrebbe stabilire la pace fuori di sé chi non ha stabilito la pace in se stesso? Come potrebbe dunque amare il nemico esterno che non ha cominciato a far prevalere l'amore sui nemici interiori che ognuno di noi si porta? Ecco che lo Spirito Santo ci aiuta in questo lavoro interiore, in questo lavoro di giorno in giorno, affinché cresca l'amore di Dio in noi e per i fratelli. Concludiamo con la preghiera colletta. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa, ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.
Amen, alleluia. Shalom a tutti.